Esiste un proprietario ideale del Milan, uno che potenzialmente possa mettere d'accordo tutti i tifosi rossoneri. In questo video proverò a crearlo. Da quando sono nato ho visto passare quattro presidenti al Milan: Berlusconi, Yongo Lee, il fondo Elliott e ora Gerry Cardinale. Ognuno di questi è stato criticato per diversi motivi. Proverò quindi a creare l'identikit del presidente perfetto, uno che non potrà mai essere criticato. Partiamo dalla cosa più importante: il presidente deve essere ricco, ricchissimo anzi. Ricco, ma non uno sceicco, dato che non vogliamo diventare come Sitio Peugeot. Diciamo che ci accontenteremo di un patrimonio personale di circa 200 miliardi di dollari, in modo che almeno la metà possa essere investito nel Milan a fondo perduto e per amore dei tifosi. Per ora soltanto Elon Musk ha così tanti soldi, ma prima o poi anche un milanista ci arriverà. Il proprietario deve anche essere conosciuto, perché altrimenti non sapremmo da dove possa aver preso i soldi. Ok, ora abbiamo l'uomo più ricco del mondo che ha preso il Milan, ma non è finita qui. Vogliamo anche che spenda quel denaro in modo giusto, o meglio, nel modo in cui vogliamo noi. Il presidente, una volta preso il Milan, dovrebbe concentrarsi principalmente su tre cose: il mercato, lo stadio e le vittorie sul campo. In questo preciso ordine, dato che il calciomercato è assolutamente più importante di quanto poi accade nel rettangolo verde. Il presidente ha 200 miliardi, però non ha solo il Milan, ma anche molte altre aziende. Per il mercato del Milan ci accontentiamo di una cifra che oscillerebbe tra i 500 e i 2 miliardi annui, ovviamente considerando soltanto i cartellini. Il presidente dovrebbe poi dare in mano a Maldini quella cifra e io mi fiderei ciecamente di lui, almeno fino a quando fa quello che voglio io. Il mercato deve essere incentrato su gente conosciuta, ma non troppo, altrimenti si rischia di fare come Mirabelli. Bisogna prendere gente giovane, ma non troppo, altrimenti si rischia di fare come Elliott. Bisogna prendere gente che possa giocare per intenderci nella Juve, ma non come Higuain o Caldara, altrimenti si rischia di fare come Leonardo. Insomma, si chiede a Maldini di rispettare giusto qualche semplice linea guida. Paolo, come primi acquisti della nuova era, potrebbe prendere Mbappé, Haaland, Milinkovic, Botman e Messi. Però Leo è troppo vecchio e non so se tutti lo vorrebbero. Diciamo che qua, stando bassi, con neanche mezzo miliardo riesce a fare una squadra abbastanza competitiva per Champions e campionato. A questo punto, ora che hai costruito una rosa più o meno in grado di fare bene fino a gennaio, quando ci sarà poi la sessione invernale, è tempo di scegliere l'allenatore. Pioli ha appena vinto lo scudetto, ma non è uno in grado di vincere lo scudetto, quindi lo mandi via e prendi Guardiola, in modo da essere sicuro di vincere in Europa con una squadra forte. L'allenatore c'è, il mercato c'è, la rosa è un po' lunga, avendo 34 giocatori, ma non si può rischiare di dare il quarto portiere a una diretta concorrente, quindi stiamo così. Poi c'è il capitolo stadio. Vogliamo uno stadio grande, diciamo da 100.000 posti, che sorga al posto di San Siro, ma non vogliamo che San Siro venga abbattuto. Con qualche miliardo extra si può facilmente creare una sorta di stadio volante, in grado di galleggiare sopra il tetto del Meazza, così che il vecchio stadio possa adempiere la sua funzione di monumento della città di Milano. Ovviamente lo stadio deve essere di ultima generazione, deve poter volare, deve essere al posto di San Siro, ma non al posto di San Siro. Ma soprattutto deve avere 100.000 posti economici, perché altrimenti è uno schiaffo in faccia ai tifosi. Ah, e nel biglietto deve anche includere il passaggio dalla terra al cielo. Il nuovo presidente ha una visione decennale per il suo Milan. Se dovesse restare troppo, rischierebbe di passare un terzo del tempo a vivere di rendita come ha fatto Berlusconi. Se dovesse invece restare poco, ci sarebbe il rischio che vinca un solo scudetto in 4 anni come Elliott. E in ogni caso, alla fine del decimo anno non potrà vendere il Milan, magari pensando di ricavarci qualcosa. Dovrà semplicemente regalarlo a un altro miliardario come lui, che a sua volta investirà nel club. Il presidente ha comprato il Milan, ha creato una discreta squadra che non riesce però a mettere tutti d'accordo, ha costruito uno stadio e sa già che in 10 anni venderà, anzi regalerà il Milan. A questo punto sorge l'ultimo passo: il Milan deve fare bene in campo, deve fare bene per 10 anni di fila, altrimenti è come se il ciclo non fosse mai stato aperto. Gli obiettivi in campo sono chiari: si vuole vincere giocando bene, facendo crescere i giovani ma senza lasciare fuori i top player, facendo innamorare i tifosi ma essendo allo stesso tempo cinici nei momenti chiavi della partita, provando a vincere in Europa in campionato senza però per questo pensare di potersi riposare in Coppa Italia. Ah, ovviamente per Europa si intende la Champions League, guai a parlare di Superlega. Abbiamo speso 800 milioni per il primo mercato, ma è bene ricordare che il calcio è di tutti e che non ci sogneremo mai di prendere parte a una Superlega di fatto chiusa agli esterni. In un campionato in cui partiamo da sfavoriti, visto che Inter e Juve sono comunque irraggiungibili, si deve quantomeno cercare di vincere con 12 punti sul secondo posto, perché ok che siamo sfavoriti, ma non è pensabile di non poter vincere. In Champions, essendo il primo anno, c'è un po' di pazienza in più e chiediamo giusto di arrivare in finale. Ovviamente l'obiettivo è anche qua quello di vincere almeno 2 Champions nei prossimi 2 anni, perché è soltanto così che si può creare un ciclo vincente. Ma soprattutto è solo così che si può arrivare a giugno e pensare di poter prendere altri 4 top player. Se si riesce a fare bene anche in Europa per 4-5 anni di fila, allora ok, si può concedere al presidente di perdere una finale da lì ai prossimi 5 anni. In tutto questo è bene ricordare che l'amministratore delegato deve avere i capelli, perché Galliani, Fassone e Gazzidis non andavano bene. È bene ricordare che il Milan è dei tifosi e indipendentemente da quanti miliardi uno metta nel club, comunque noi siamo più proprietari di lui. È bene ricordare che se quando arriva il presidente non conferma tutta la dirigenza in un weekend e non fa almeno 6 acquisti nei primi 2 giorni, allora comunque partirà male.